Ben ritrovati a tutti voi e benvenuti ancora una volta qui con me ad Angoli. Sarà anche questa sera un'occasione di approfondimento per quello che sta accadendo in queste ore, ormai in questi giorni. La nostra Europa vede uno scenario di guerra che mai avremmo voluto vedere e quindi cercheremo di entrare nel merito di quello che sta accadendo sotto molti punti di vista. Lo facciamo naturalmente con i nostri ospiti. Qui in studio con me ritorna il professor Maurizio Martellini. Grazie. Ciao. Grazie. Ci sono anche due ospiti in collegamento. Io saluto e ringrazio il professor Andrea Uselli, per la prima volta mi ospita ad Angoli. Professore, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi dell'invito, buonasera. Buonasera e grazie. Nell'altra finestra invece trovo il dottor Michele Torri, che saluto e ringrazio per il suo intervento. Buonasera e grazie a voi. Naturalmente, come ho detto in apertura di puntata, è un'occasione ancora una volta per approfondire naturalmente l'aspetto puramente politico, ma questa volta anche l'aspetto economico, queste sanzioni, sì, quali tipo di ricadute potranno dare, ma io voglio partire dall'aspetto che a parer mio è altrettanto importante, soprattutto nella sua drammaticità, quello appunto della cittadinanza che viene coinvolta in una guerra che naturalmente nessuno vorrebbe, meno di tutti proprio loro, donne e bambini che devono fuggire e uomini che rimangono a combattere. A tal proposito il nostro ospite, appunto Michele Torri, è responsabile delle attività istituzionali di AIBI, Associazione Amici dei Bambini. Voi lavorate direttamente in Ucraina, è vero? Sì, assolutamente. Noi lavoriamo dalla fine degli anni 90 in Ucraina. I progetti della nostra associazione AIBI, Amici dei Bambini, sono rivolti all'infanzia abbandonata. Quindi anche in Ucraina, come in altri paesi, noi eravamo a supporto, collaboravamo con alcune strutture, centri residenziali e orfanotrofi di questo paese. Voi siete già in qualche modo in queste ore in contatto con naturalmente i vostri referenti di là e siete in grado magari di dirci che cosa accade, lo sappiamo, ma che cosa avete raccolto voi come testimonianza? Sono testimonianze drammatiche che ci sono state rilanciate in primis da subito da parte della nostra referente in loco, nonché coordinatrice, Masha, referente per i nostri interventi. Fin da giovedì abbiamo capito la drammaticità di quello che stava accadendo. Noi supportiamo un istituto a Volodarka, che si trova a 100 km per intenderci da Kiev. Sono ospiti 180 bambini in questa struttura. Abbiamo lanciato da subito una campagna di aiuti, Bambini per la Pace, proprio per supportare da una parte questi bambini con beni di prima necessità, sostegno psicologico proprio alla luce del conflitto in corso, e anche per attività di animazione che possano in qualche modo alleviare quello che stanno vivendo. In questo centro con cui collaboriamo da tempo è stato anche creato un campo profughi dove famiglie e minori provenienti inizialmente da quelle che erano le aree più a rischio, quindi il Donbass, Donetsk, sono stati trasportati in questo centro. Arrivano anche famiglie dalla stessa Kiev in questo posto. Quindi noi in primis ci siamo attivati immediatamente, come dicevo, grazie alla nostra campagna di aiuti, per aiutare i minori e le famiglie in questo centro. Naturalmente, sappiamo, chiedo intanto alla regia di mandare in sovraimpressione, mentre noi continuiamo a discutere di questa situazione, i contatti. Andate a visitare appunto la pagina dell'associazione e soprattutto siate solidali, insomma trovate la maniera di aiutare, perché abbiamo visto, e quindi Maurizio vengo da te, abbiamo visto tra le tante immagini che anche in questi ultimi giorni tristemente riempiono le cronache di tutte le informazioni, che davvero una quantità di profughi enorme. Sì. Da parte di tanti paesi europei, però ci sono persino persone che con l'auto vanno lì e cercano di portare via persone, oppure di portare generi di primo aiuto, insomma c'è comunque una grande mobilitazione.
Non mi pare che insomma, ci sia nessuno che possa condividere questa mossa di Putin, che credo forse potrebbe uscire davvero isolato da questa situazione, me lo auguro almeno. Ma voglio essere sintetico perché non voglio tediare gli ascoltatori che mi hanno sentito. Questa è una crisi molto molto seria. Già a ottobre-novembre in una tua trasmissione avevamo detto i pilari, diciamo gli argomenti principali. Putin pensava di avere rapidamente il successo che ha avuto in Georgia nel 2008 con la Abkhazia e l'Ossessia del Sud, che ormai sono staccati dalla Georgia e sono stati riconosciuti dalla Russia, e poi la Crimea nel 2014. Il punto è che queste guerre sono altamente asimmetriche, non si giocano solo sulle dimensioni militari. Ora vedo un aereo di trasporto, ma si giocano anche sulla resistenza psicologica della popolazione e del governo. E devo dire che il presidente ucraino ha dimostrato un'enorme capacità a gestire rispetto a quello che poteva essere. Ricordatevi, carissimi, che nel 1991 l'Ucraina, al crollo dell'Unione Sovietica, aveva ottenuto l'indipendenza, in cambio dell'indipendenza e della sicurezza strategica aveva restituito alle armi nucleari, perché aveva quasi 2000 testate nucleari, era il terzo stato nucleare alla fine del 91, l'aveva restituiti alla Russia questi armamenti in cambio di un accordo di stabilità e di sicurezza, fondamentalmente. Ed ora c'è un'altra Budapest. Allerta nucleare, ne parleremo però ne tra parleremo poco. Più voglio là. Invece andare quindi da Uselli, che è appunto collegato con me, perché abbiamo visto che tutta questa situazione inevitabilmente avrà delle ricadute a cascata sull'economia anche italiana, perché noi siamo strettamente legati alla Russia per la fornitura di gas, anche se in questo momento ci sono anche come dire, tutta una serie di considerazioni per sganciarsi da questa forte autonomia per la fornitura del gas. Vedremo, speriamo che questo accada. Però parliamo anche di tutto quel comparto molto grande di sanzioni che insomma, a pacchetti uno dopo l'altro vengono proposti, e poi vedremo. Sotto il profilo economico, Uselli, che cosa ci dice? Qual è la sua prima impressione per quello che potrà accadere proprio sotto il profilo economico? Perché la Russia forse rimarrà anche isolata, anche sotto il profilo finanziario ed economico. Che pensa? Sì, penso che l'obiettivo di queste sanzioni sia esattamente questo, cioè di isolare la Russia dai mercati finanziari internazionali e dalle transazioni commerciali. Infatti questi sono un po' degli aggettivi, quindi guerra finanziaria, guerra commerciale, delle espressioni che si sono aggiunte alla drammaticità ovviamente degli scenari militari. Di queste sanzioni io sono anche abbastanza preoccupato di quello che possa essere un effetto boomerang. In che perché, senso? Beh, nel senso che ad esempio il blocco selettivo su SWIFT, che è sostanzialmente un evento quasi senza precedenti, potrebbe comunque bloccare le transazioni internazionali che vanno e vengono dalla Russia, quindi bloccare anche la possibilità dei paesi occidentali di porre in essere tutti quei pagamenti che sono fondamentali per le economie occidentali, e ad esempio il pagamento delle forniture di gas. Si tratta di beni con una domanda rigida, quindi anche la ricerca di soluzioni alternative è tutt'altro che facile, tutt'altro che immediata. Le ricadute poi sull'economia italiana, ancora più diciamo dirette da vicino, riguardano la crucialità di alcune forniture dalla Russia e anche dall'Ucraina, sebbene in misura un pochino più limitata, e anche in questo caso si tratta di prodotti che noi importiamo essenzialmente nell'ambito energetico, ma non solo, anche nell'ambito della produzione agricola, che difficilmente possono trovare una fonte alternativa e una sostituzione in pochi giorni. Si è parlato di riattivare le centrali a carbone, ecco, evidentemente sono passaggi che richiedono del tempo,
che vanno resi coerenti anche con tutto un impegno del nostro paese con riferimento alla transizione ecologica, quindi sui quali probabilmente c'è ancora molta cautela anche per questo motivo. Resta il fatto che le borse abbiano risentito naturalmente, le borse europee, quella russa addirittura è stata chiusa, le operazioni finanziarie e anche i tassi di interesse insomma sono volati verso l'alto, e quindi di fatto si vedono anche nell'immediato tutta una serie di conseguenze. Lei dice bene quando sottolinea che qualsiasi tipo di soluzione alternativa sicuramente non si risolve una nottata, e questo lo sappiamo, Uselli, vero? Assolutamente sì, proprio per l'importanza delle transazioni commerciali e finanziarie che legano tutte le economie mondiali di fatto. Quindi è molto difficile creare dei blocchi internazionali sulle transazioni commerciali e finanziarie senza pensare anche alle ricadute che riguardano proprio le interconnessioni tra i sistemi. Oggi la Banca Centrale Russa ha raddoppiato i tassi di interesse, portandoli certo dal 9,5% al 20%. In Europa, all'interno diciamo del perimetro della BCE, quando parliamo di aumenti di tassi stiamo a discutere dello 0,25% dello 0,50%. Qui abbiamo un aumento di 10 punti percentuali che probabilmente finirà quasi nel nulla come effetto, perché l'idea è di trattenere i rubli, quindi di rendere attrattivi per i russi i depositi in valuta locale. Parliamo di una valuta che, questa sì, davvero nell'arco di una nottata ha perso più del 30% nei confronti del dollaro. Ci sono naturalmente poi questi grandi oligarchi russi che si trovano coinvolti anche in questa situazione, probabilmente anche nei loro confronti ci sarà uno stop di operatività in qualsiasi possibilità di investimento all'estero, ma forse anche perché possano rimanere negli altri paesi, e non credo che questo da parte loro porterà a una condivisione di queste scelte di Putin. Quindi in questo senso cosa pensa? Anche all'interno comunque della Russia c'è scontento, non è condivisa dalla maggior parte insomma della popolazione e degli oligarchi in particolare questa presa di posizione di Putin, quindi anche lì l'economia insomma si capisce bene che ha bisogno a sua volta di uno scambio. Assolutamente sì, abbiamo già visto anche delle manifestazioni popolari nelle principali città russe che hanno manifestato la loro contrarietà agli eventi drammatici di questi giorni. Gli oligarchi russi hanno una fortissima concentrazione di ricchezza. E la Russia è un paese ricco ma non ricchissimo, e soprattutto ha un tema di distribuzione della ricchezza fortemente concentrata attorno a poche persone. Ecco, bloccare la loro operatività, la loro possibilità di accedere a ricchezze internazionali e soprattutto in questo modo finanziare le spese militari del governo è certamente un altro segnale molto drastico e senza precedenti anche da questo punto di vista. Naturalmente sì. Torri è ancora in finestra, vediamo se è ancora collegato con noi, vediamo se torna. Torri, lei può rimanere sì, ancora in collegamento con noi? Io manderei la pubblicità e vi terrei tutti certamente collegati, va bene? Grazie, ci fermiamo mille un attimo e poi torniamo, rimanete lì. Ed eccoci ancora qui ad Angoli, continuiamo a parlare di questa crisi, la Russia ha attaccato l'Ucraina e tutte le conseguenze naturalmente non sono soltanto politiche, economiche ma anche umanitarie. Ne parliamo con i nostri ospiti, il professor Maurizio Martellini qui in studio con me, il professor Andrea Uselli, Dipartimento di Economia, Università degli Studi dell'Insubria collegato, e Michele Torri, responsabile per le attività istituzionali di AIB, Associazione Amici dei Bambini. Intanto chiedo alla regia di continuare a mandare in sovraimpressione i contatti proprio dell'associazione di Torri. Torri, io l'ho trattenuta perché di fatto abbiamo tanto da dire e già spero che lei voglia ricollegarsi con noi magari la prossima settimana con altre notizie sul campo. Di fatto noi da qui come possiamo dare una mano attraverso voi a queste persone? Perché abbiamo visto ci sono
appunto cittadini che cercano di raggiungere i confini, di prendersi in auto delle famiglie, dei bambini, delle donne, portarli altrove o portare dei viveri. Ci sono addirittura ospedali pediatrici e maternità che si sono collocate sottoterra. Quindi come possiamo aiutare? Assolutamente. Allora, l'aiuto delle persone e di tutti è fondamentale per noi. Noi abbiamo lanciato, appunto, come dicevo precedentemente, questa campagna di aiuti Bambini per la Pace, proprio per cercare di andare a supporto dei minori e delle famiglie dell'Ucraina. L'ospite in studio ha parlato prima di profughi. Noi, in aggiunta, insomma, all'interno di questa campagna di aiuti, in aggiunta all'intervento portato avanti proprio per le famiglie e i minori in Ucraina, a Volodarka, come dicevo precedentemente, ci siamo attivati anche nei paesi limitrofi. Noi sempre dalla fine dal 1999 lavoriamo in Moldova e grazie alla nostra struttura in loco noi siamo presenti alla dogana di Palanca, per portare proprio il primo aiuto in coordinamento con le autorità locali ai tantissimi profughi che stanno arrivando anche in questo paese. È stato creato poi un campo profughi a Chișinău, la capitale del paese. La nostra coordinatrice in loco, Stela, è attiva fin da giovedì, dai giorni successivi all'inizio del conflitto, da quando sono arrivati le prime famiglie, i primi bambini, per cercare di, anche in questo caso, portare sollievo ai tanti profughi che arrivano. Quindi per noi è fondamentale l'aiuto per poter continuare a portare avanti questo sostegno, sia in termini di cibo, acqua, coperte, ma anche, come dicevo precedentemente, il supporto psicologico, che è fondamentale in questo momento, e l'animazione. Quindi chiedo a tutti di aiutarci tramite il nostro sito www.aibi.it, dove appunto troverete tutte le indicazioni relative alla nostra campagna Bambini per la Pace, e chiunque possa donare qualcosa è fondamentale per portare avanti le nostre attività. Ricordo anche che c'è un IBAN che sicuramente sarà a disposizione andando a consultare questi siti, e lo vediamo anche ora in sovrapposizione. Insomma, magari lasciatelo lì per qualche tempo se si riesce da casa a prenderne nota, e potete donare quello che volete con una causale specifica, che è Bambini per la Pace, emergenza Ucraina. Detto questo, Maurizio, torno da te, perché poi c'è anche un'allerta nucleare. Sì. Che bordì? È una cosa molto grave, perché non è mai successo. L'unico esempio un po' simile fu l'embargo di John Fisher Kennedy nei confronti di Cuba nel 62. Ma la tesi di Putin è: noi contrapponiamo la minaccia economica, perfettamente illustrata dal collega prima, con una minaccia nucleare. Ma il punto è che le minacce nucleari alzano le tensioni. Infatti voglio aggiungere che la ragione principale della caduta del rublo è dovuta a questa minaccia, fondamentalmente, poi anche perché gli effetti economici sono più a lunga scala. È difficile valutare se il presidente russo è consapevole di quello, del vaso di Pandora che sta aprendo. Ha già avuto una conseguenza enorme, che per la prima volta la Germania rinuncia alla sua neutralità, perché stanzierà la sua neutralità de facto, perché stanzierà ogni anno 100 miliardi di euro per riarmarsi. I missili, e voglio concludere per non togliere spazio ai colleghi, prima dell'invasione di giovedì scorso in Bielorussia sono stati fatti dei test nucleari. I russi hanno usato questo missile a breve range, 400 chilometri, di nome Iskander, che può essere dotato di una testata nucleare, come minaccia.
Ma le minacce nucleari è molto difficile mettere su un paradigma di razionalità. E poi, ripeto, citavo prima l'accordo di Budapest nel 1984, è difficile che degli accordi possano frenare. Concludo dicendo una sola cosa: trovo una corsa eccessiva umiliare troppo il presidente Putin. È estremamente pericoloso. Ricordatevi che nella guerra annunciata o dichiarata del XXI secolo, che è molto asimmetrica, usa attacchi cibernetici, fake news, è difficile quantificarla esattamente. Voglio dire che non si può isolare totalmente Putin. Bisogna sempre trovare quella famosa soluzione saving face, sì, che saving citavi face, altre volte. Sì. Voglio tornare però da Uselli, perché abbiamo ancora pochi minuti a disposizione, e naturalmente con tutta la consapevolezza della situazione, in primis il supporto dell'associazione, come abbiamo detto, di Torri, e quello che inevitabilmente temiamo, quindi un peggioramento della situazione con questa minaccia nucleare, ma di fatto, Uselli, noi usciamo, venendo anche al qui e ora, da una situazione economicamente molto complessa, perché già la pandemia ci ha affossati e non poco. Ora sappiamo che insomma, in questo bimestre, in quello che verrà, troveremo delle bollette sia per le famiglie che per le imprese, insomma duplicate, triplicate, quello che sarà, e poi bisogna vedere adesso che cosa accade. Quindi la nostra economia che percorso sta prendendo? Sta prendendo un percorso molto più complesso di quello che ci potevamo aspettare in uscita da 2 anni di pandemia. Ci sono alcuni primi studi che sono stati elaborati da un panel di analisti economici che prevedono uno scenario negativo in cui l'inflazione, tornata come un nemico di cui avevamo perso le tracce da decenni, potrebbe, a causa del caro energia, ma anche dell'incremento dei prezzi generalizzati di numerose commodities, schizzare addirittura al 6%, ben al di là delle aspettative delle istituzioni finanziarie internazionali, con tutte le ripercussioni che questo può comportare su un ordinato funzionamento del tessuto imprenditoriale italiano, del buon funzionamento e della stabilità dei mercati finanziari, e anche per quanto riguarda il sistema paese più in generale, i problemi della tenuta del nostro debito pubblico. Spesso diciamo che l'inflazione avvantaggia i debitori. Certo, però poi se il debito va rifinanziato e rinegoziato, questo avviene a tassi di mercato più alti, quindi aumentando l'onerosità complessiva del nostro debito, e non è il caso dato i livelli che già abbiamo. Ecco, un solo numero: con la Russia e l'Ucraina noi abbiamo complessivamente in essere un volume dell'interscambio commerciale che viaggia oltre i 20-22 miliardi di euro. Sono i dati del 2020 sostanzialmente definitivi. Ecco, dobbiamo pensare che questo interscambio rischia di essere minato nella sua essenza, che per quanto riguarda l'Italia riguarda lato importazioni, soprattutto tutto quello che è connesso con il gas, e lato esportazioni, una serie di esportazioni del Made in Italy, del lusso, dell'abbigliamento, ma anche di generi alimentari, di prodotti chimici, quindi con un impatto che può essere molto importante, su cui è difficile fare già adesso delle stime per quanto riguarda l'economia italiana. Bene, purtroppo il nostro tempo a disposizione si conclude qui, e quindi devo porre fine a questo approfondimento. Innanzitutto io ringrazio tutti i miei ospiti, il professor Maurizio Martellini in studio, il professor Andrea Uselli in finestra, il dottor Michele Torri in finestra. Io chiedo a tutti voi di darmi nuovamente la vostra disponibilità appena possibile per continuare magari ad approfondire, a comprendere meglio quello che sta accadendo, in particolare Torri, mi raccomando, se ci sono possibilità anche di collegamento, perché a casa arrivi ancora più tangibile la necessità
di supporto, quindi siete tutti ancora invitati. Grazie. E vi ringrazio. Certamente. Grazie. Grazie, grazie a tutti, mille. Grazie anche a voi. Vi ricordo ancora la nostra mail, continuate a scrivere ad angoli@espansionetv.it, c'è tra poco l'informazione, io tornerò con voi domani.